redazione di Ebrei a Tokyo. Ancora non siamo entrati al Tokyo Game Show, ma ovviamente non poteva mancare una gitarella a Akihabara, il quartiere delle meraviglie per tutti i gamer. Oltre a negozi di retro game sparsi per tutte le strade principali, ci sono anche improbabili sala giochi con dei titoli che definire stravaganti è un elegante eufemismo. Questo, ad esempio, si gioca con due pistole. Adesso Andrea vi inquadra anche l'omino alle mie spalle. Ha appena finito la sezione di gameplay. L'idea è che oltre a sparare si possano comporre, diciamo, le pistole così o così per dare dei comandi al personaggio principale. Non è l'unica stranezza di questa sala giochi. E adesso andiamo in giro e vi facciamo vedere qualcos'altro. Cabinati spaziali, seguitemi in quella che è il cockpit, la cabina di pilotaggio di un Mac. Ecco, ci sediamo. Qui ci sono i pedali, le levette. Fighissimo, altro che Steel Battalion, cavolo. Guardate, guardate. Clamoroso, roba così da noi. Ancora giochi fuori di testa, questa volta una specie di action strategico ma con delle carte da mettere su un tavolo che evidentemente, una superficie che evidentemente le riconosce. Infatti, quando dovete vedere, ha sia il touchscreen sia la superficie sotto che riconosce le carte che vi si appoggiano sopra. Questo è appena diventato il mio giochetto preferito. Ci sono delle principessine che sculettano a tempo di musica mentre noi premiamo questi pulsantoni. Ci sono anche le ragazze che si divertono. Guarda là, guarda là. Lei è un'esperta professionista, no? Selezione musicale, poi vi lascio immaginare. Un piano un po' più tradizionale rispetto a quello precedente, dedicato solo ed esclusivamente ai picchiaduro. Io e Andrea ci stiamo chiedendo se i publisher, insomma, concedano i loro cabinati dietro sottoscrizione annuale, perché ci sono titoli veramente degli anni 80 che qui vanno tantissimo. Ovviamente non mancano le ultime proposte, fra Tekken Tag Tournament e Blast Blue, che sembra sinceramente spopolare. Vi facciamo fare un giro e poi scendiamo ancora su. Tra l'altro, da notare il volume che c'è qua dentro, che è fuori di testa completamente. Allucinante. Abbiamo trovato il picchiaduro definitivo, Acqua Pazza versione 2.0, imperdibile ragazzi, Acqua Pazza. Il premio per il gioco con il gameplay più audace fuori dagli schemi va senz'altro al cabinato delle meraviglie. E sostanzialmente non abbiamo esattamente capito, però ci sono dei quadernini in cui la gente posta disegni, osè probabilmente, e fa le foto per condividerle su Twitter. Ci guardano male, ci guardano malissimo, quindi adesso tagliamo. Poi andiamo a esplorare esattamente che cosa c'è in quei quaderni. Abbiamo trovato finalmente qualcosa che può piacere anche agli italiani. Sembra FIFA Ultimate Team, nel senso che ci sono le carte, ma le carte sono fisiche. C'è anche l'endgame negli spogliatoi, guarda là. Guarda come festeggiano. Eccoci finalmente
il banchetto delle meraviglie. Vediamo che cosa le persone lasciano. Vabbè. Cioè c'è più gameplay, questa sta mangiando un pesce, ma in realtà sembra. Ma sono delle storie, sono dei disegnini. E praticamente forse ognuno lascia qualcosa per gli altri. Ognuno lascia qualcosa per gli altri, qui c'è tutto lo storico. Ecco, ognuno. E qui, questo è l'ultimo. Infatti ancora in tonso. Ancora in tonso. Lasciamo qualcosa anche noi? Ma no, è la mia abilità nel disegno, cioè io più. No, no, lasciamo fare, perché rischiamo di disegnarci solo dei gran cazzo. Un altro piano con qualche chicca veramente imperdibile, questo è dedicato esclusivamente agli sparatutto a scorrimento, orizzontale e verticale. E cominciamo con un bel prodotto qui per chi ama lo scrolling orizzontale, quando lo schermo non basta. Poi, come potete vedere in giro alle nostre spalle, esatto, prodotti cabinati un po' più particolari, in cui si raccattano donnine con tette stratosferiche. Noi adesso usciamo e torniamo a fare un giro per Akihabara. Speriamo di avervi fatto conoscere un lato del Giappone, quelli più strani, e di avermi fatto divertire un po' in attesa del coverage del TGS.